Qualche anno fa mi sono informato su vari percorsi possibili da fare in Centro Italia e ho subito scoperto questo magnifico itinerario che spaccava in due la nostra nazione, da Ancona a Orbetello, chiamato appunto Coast to Coast. Un itinerario che dall'Adriatico portava al Tirreno, passando i magnifici borghi incastonati tra Marche, Umbria e Toscana. Da qui ho preso spunto per disegnare un tracciato con partenza e arrivo identici, ma da fare in bici da corsa. Avrei voluto tentare di coprire questi 300 km, 4000 metri di dislivello in modalità non stop, pedalando quindi anche di notte vista la lunga distanza da coprire. E ad accompagnarmi ci sarà una guida d'eccezione vista la sua grande attitudine per questi giri folli. Arrivato qui a Pangdino, sono venuto incontro a Ricky perché anche in stazione si va in bicicletta. Adesso andiamo a Lodi a prendere il treno che ci porterà ad Ancona. Arrivato anche Ricky, partiamo prima di prendere l'acqua. No, bella giornata per partire. La giornata per partire, scelta di Ricky, partire in gravel, freni a disco per quello, e probabilmente piove stanotte. Arrivati alla stazione di Lodi, adesso due treni e poi siamo ad Ancona. Prima fermata a Bologna, binario 2. Siamo. Andrà tutto bene? Ce la faremo, forse. Mezz'oretta di ritardo e quindi la coincidenza l'abbiamo persa, però per fortuna pochi minuti dopo c'è un altro treno per Ancona, forse. Quello lì, San Benedetto del Tronto, binario 4, ce l'abbiamo fatta. Ricky che sfila la sua spada. Siamo arrivati, finalmente. Un viaggio è finito, quello in treno. Caldazza qua ad Ancona. Arrivati ad Ancona dopo un viaggio di 5 rette, qua siamo in stazione, anzi anche 6 ore di treno. È arrivato anche il momento di togliere gli occhiali da sole, perché tanto non c'è più bisogno, e di accendere le luci. Adesso si parte per questa coast to coast, 300 km, tagliando in due l'Italia, dal Mar Adriatico al Mar Tirreno. Partire adesso non stop, temperatura ottimale perché pensavamo facesse freschino, perché sul treno c'era la condizionata a cannone, invece si sta molto bene, ci sono quasi 30 gradi. E vabbè, l'aria di mare ci accompagnerà per questi primi chilometri e poi la ritroveremo, un'altra aria di mare tra un po' di orette al di là dell'Italia. Adesso vediamo il cameriere che porta le pizze al tavolo. Siamo all'ultimo spuntino prima di partire. Ricky, pronostici e previsioni? 30 di media. 30 di media, previsioni? Previsioni, non quelle del meteo, perché sappiamo già che le previsioni del meteo. No, sarà secondo me una bella avventura, un bellissimo percorso, un bel viaggio. Io mi fido di voi. E lo facciamo col maestro delle lunghe distanze. Veramente maestro, che gli ha dato la pensione. Se mi vedono quelli da lì mi riportano a lavorare. Salute, salute. Quasi le 8 di sera dalla stazione di Ancona. Si parte. Coast to coast. 309 km alla destinazione. Il mare Adriatico che lo vediamo già buio. E ancora per poco, visto che tra poco cominceremo a affrontare gli Appennini, perché per arrivare di là ovviamente non è tutta piana. Primo paesino che passiamo, Chiaravalle, città natale di Maria Montessori. Comincia a gocciolare un po'. Indecisi se mettere subito i copriscarpe o meno, ma è una pioggia lieve, fa ancora abbastanza caldo, quindi sai che aspettiamo. Tanto che Ricky fa benzina. San Marcello, paesino storico qua nelle Marche, ormai entroterra. 9:30 di sera. Qua
Non è usanza uscire il venerdì sera. Sembra l'una di notte. Se gira un'anima viva. Vediamo se riusciamo a far saltare fuori un caffè. Sì, è. Con le luci, c'è le luci. Andiamo. Grazie. A Orbetello, siamo partiti da Ancona. Aggiornamenti da questa coast to coast by night. Tutto bene. Ormai tutto. Si è fatta mattina. Sì. Un bel cinquantino li abbiamo fatti. Però posto bellissimo. Il posto è incantevole qua, entroterra marchigiano, Arcevia. Bellissimo. Perché ci troviamo in questo bel casolare ad Arcevia, qui nell'entroterra marchigiano? Perché ieri sera, dopo che abbiamo bevuto un buonissimo caffè qui e ci siamo ripresi con una bella dose di caffeina, poco prima di mezzanotte abbiamo lasciato questo centro di smistamento di cavalli. Dopo un paio di chilometri in salita mi si è spezzato letteralmente il forcellino, quindi ci siamo guardati gli orecchi, non c'era niente da fare. Fortuna, visto che pioggerellava anche un po', ci siamo ricordati di questo posto e siamo subito tornati indietro per vedere se aveva una camera. E fortuna che c'era una camera, se no eravamo ancora in giro tutta notte, perché è difficile trovare a mezzanotte un posto che ti accolga. Aspettiamo se riusciamo a trovare un passaggio per il mare. Lì vicino dovrebbe esserci un bel negozio di bici e aspettiamo le 9, se apre. Quando apre, e vediamo se hanno il forcellino di ricambio, è fatta, perché dopo lo ritentiamo ancora questo posto. Se no, ahimè, dobbiamo prenderci il treno e ritornare su casuccia con la coda fra le gambe. Vediamo un po' come va. Dai, se no lo stipendio non arriva, eh. Il primo di ottobre. Vabbè, vai. Proseguiamo la disavventura. Ormai le avventure sono sempre disavventure qua a Cingolani. Vediamo se sono fortunato come nel trovare il passaggio. Se lui mi salvi la vita. Qui a Cingolani Shop, coast to coast seconda, ciak, azione. Ce la faremo. Che ha già fatto il riscaldamento stamattina. Speriamo che la bici tenga. Almeno ci godiamo un po' le marche di giorno oggi. Ecco perché c'è andata bene stamattina. Ci troviamo a pedalare nella via della Provvidenza. Ancora 4 km. Recuperiamo la traccia originale per arrivare a Orbetello. Ritorniamo sulla traccia, 250 km a Orbetello. È nel mezzo della salita che ci porterà al confine umbro-marchigiano o marchigiano-umbro, se vogliamo vederla dalla parte in cui pedaliamo. Dopo probabilmente un po' di respiro prima di arrivare al capoluogo umbro, Perugia, che era pronosticato arrivare stanotte sotto un probabile temporale, ma chissà quale provvidenza ce l'ha fatto scampare. E adesso per ora andiamo senza problemi. E comunque Orbetello non rimane dietro l'angolo, visto che mancano ancora 219 km.
Ah, ridendo e scherzando, Regione Umbria, sistema dei parchi. E quella era anche la quota più alta del viaggio, del coast to coast, 700 qualcosa metri di altitudine. Prossimo viaggio a Lourdes veramente. Foratura, appena arrivati in Umbria. Ripartiti dopo l'ennesimo guasto meccanico, Perugia non vuole ancora farsi vedere. Ma l'hanno spostata Perugia, o è sempre nella stessa zona? Mi sa che adesso è in Toscana, è diventato capoluogo della Toscana. Freschino, 18 gradi. Terminata un'altra salita a Umbria. Ma che posti, che posti. Qua siamo a casa Castalda. Breve break alla Conad, c'è un merendina, sponsor del viaggio, un po' di orzo al pesto. Conad, 3 stelle Michelin. A tempo di reggaeton, attendiamo un attimo questa nuvola passeggera. A Perugia ci siamo già praticamente, riposiamo 5 minutini. Perugia, Ricky! Perugia al tramonto! Arrivati a Perugia, questo magico tramonto, contornati anche da un magico arcobaleno, non potevamo chiedere di meglio, nonostante questa pioggerellina, questo temporalino. Adesso ci godiamo un po' il centro di questa città universitaria. Vediamo un po' di accendere le luci perché adesso inizia. Per la gioia di Ricky, il by night. Centro storico di Perugia. La Golden Hour. Concediamoci questo giretto nel centro di Perugia. Scendiamo dal cocuzzolo in cui si trova Perugia e comincia per l'ennesima volta la by night. Ridendo e scherzando, ancora 160 km orbettello. E la temperatura diciamo che si è un po' abbassata rispetto a stamattina. Discesa gelida della città della Pieve. Freschina, siamo tornati in inverno, altro che Pinozio d'autunno, spesso un stizio d'inverno. Una birrettina per scaldarci, adesso per il panino con la cotoletta. Volevo vedere i treni domani. Riparte col by night qua, freddino. Freschino, in sì. Quel di Castelle, boh, non lo so, comunque confine tra Umbria e Toscana. E Toscana. E Reggio Calabria. Reggio Calabria. Non è neanche. No, dai. Monte Bianco. Monte Bianco, Tour del Monte Bianco, può ricominciare. Affrontiamo l'ennesima salita del coast to coast. E per fortuna con 10 gradi c'è bisogno di scaldarsi un po'. Dopo la sosta. Un altro dei borghi più belli d'Italia del viaggio. By night stavolta. E
come potevano mancare un po' di strade bianche in Toscana. Muro di Valle Focosa, 1,3 km di sofferenze. Alle 3:15. Il primo cartello che indica Orbetello. Si comincia a sentire odore di salsedine. Terminata anche questa coast to coast, Ricky. Finita. Senti che profumino. L'odore di salsedine c'è, ci accontentiamo di quello. Un po' di mare, là c'è Porto Ercole, Porto Santo Stefano, il canalino prima del mare, però l'odore di sale c'è, l'importante è quello. All'alba delle... ah, l'alba non ancora. Alle 5:30, arrivati 5:30 precisi. Il coast to coast finisce qui a Orbetello, giusto in tempo per andare in stazione a prendere il treno del ritorno. Tre cambi che ci porteranno a casa. Forse. Forse, dipende dalle coincidenze. Sì, perché se si dorme sul treno... bisogna mettere un po' di sveglio.